giunti alla fine della seconda giornata del Health and Legal Web Fest. Andiamo a rivedere insieme i momenti salienti. Ha trovato tutti impreparati, anche le istituzioni, oltre ovviamente ai professionisti che comunque hanno potuto reagire in base alle informazioni scientifiche e mediche che avevano a disposizione per poter quantomeno bloccare l'ondata dell'emergenza. Certamente questo ha complicato le cose, però dall'altra parte è anche vero che abbiamo un codice penale che prevede appunto che in caso di necessità, in caso di emergenza, urgenza, evidentemente i professionisti hanno già di per sé uno scudo collegato al fatto che se non ci sono linee guida, non ci sono buone pratiche, evidentemente il medico agisce secondo scienza e coscienza del momento e quindi non si può ascrivere eventuali responsabilità a un professionista che in quel momento ha cercato semplicemente di fare il proprio dovere. Con il sovrapporsi poi di questo periodo così di emergenza sanitaria è chiaro che possono essere emersi delle criticità in termini di assistenza sia da parte delle strutture che da parte dei sanitari coinvolti appunto nell'assistenza stessa, per cui sarà anche, come dire, abbastanza fisiologico un incremento di quello che potrebbe essere il contenzioso per quanto riguarda l'assistenza. Diciamo che i paesi del sud-est asiatico, ma anche diciamo del Pacifico dell'Ovest, Australia ad esempio, sono stati i paesi che hanno affrontato meglio diciamo la prima ondata pandemica. L'Europa non è andata benissimo, sono andati meglio i paesi che avevano già avuto in un passato recente delle importanti epidemie. In termini assicurativo esiste proprio un risk management, per cui noi andiamo a dare una quantificazione di quello che è a rischio. Ci sono certe casistiche, appunto, certi professionisti che hanno un rischio maggiore. Andiamo a vedere come il ginecologo, il neurochirurgo, l'ortopedico, ad esempio, siano delle figure dove quell'incertezza di cui parlavo prima è maggiore, perché non si riesce a capire cosa succede se un neurochirurgo va a operare delle zone che sono sensibilissime, va a operare il cervello, per cui è ovvio che in termini assicurativi il suo rischio sarà maggiore, l'incertezza di un risultato sarà maggiore. Altra problematica è quella del ginecologo. Il ginecologo che danno può creare? Il ginecologo potrebbe creare un danno di natura catastrofale, per cui tutte le fattispecie dove c'è un danno che può essere di natura catastrofale hanno dei premi ovviamente che sono maggiori. Noi abbiamo un sistema sanitario su base universale, siamo in pochi in Europa ad averlo, che da tutto a tutti senza distinzione di censo, quindi un'evoluzione a livello di civiltà e di etica.